Siamo un'azienda a conduzione familiare, leader nella produzione di impianti di fine linea. In particolare produciamo macchine avvolgitrici, macchine reggiatrici e macchine per fini termoretrattile. Ma non solo, puntate anche molto sulla cultura. Sì, assolutamente. Siamo un'azienda giovane, i due amministratori delegati, in particolare Serena Tosa, ha un occhio di riguardo per quanto riguarda le partecipazioni in termini di cultura, con networking per quanto riguarda Confindustria, ma anche per quanto riguarda la Fondazione Cesare Pavese, e quindi cerchiamo di realizzare eventi soprattutto anche in azienda, come uno degli ultimi più importanti che abbiamo fatto con la partecipazione di Mario Calabresi. Quindi investiamo anche in cultura, anche all'interno dell'azienda, con corsi dedicati. Perché avete deciso di partecipare ad Agora oggi e cosa vi aspettate da questa giornata? Oggi è la seconda edizione a cui partecipiamo. La prima edizione è stata un'edizione positiva, abbiamo raccolto importanti contatti e cercheremo anche questa edizione di sviluppare i contatti che abbiamo già portato a casa la scorsa volta.